ragionando sulla difesa a 3. Potremmo giocare sia a 4 che a 3, magari difenderci a 4, impostare a 3. Potremmo giocare sia a 4 che a 3, magari difendendoci a 4 e impostando a 3. Questo sarà il titolo del video di questa sera. E quindi un mi piace a questo video che state vedendo in questo momento. Beh, signori, non pensavo di dover fare questo video, ma la conferenza stampa di presentazione di Andrea Pirlo ha dato tantissimi spunti interessanti. Vabbè, in primis quella bomba su Gonzalo Higuaín, fuori completamente dal progetto Juve, e Sami Khedira, per il quale bisognerà ancora attendere perché è infortunato. Tradotto, secondo me, con Higuaín abbiamo trovato un accordo, Khedira invece ancora no, quindi ci dovremo incontrare nuovamente per cercare di convincerlo. Qui sotto in descrizione trovate il link del mio canale Twitch. Qua potrete vedere tutta la mia reazione alla conferenza stampa di Andrea Pirlo, dove spiego anche nel dettaglio tutte le parole. E all'interno di quella conferenza stampa c'è un virgolettato che è il titolo di questo video: ci difenderemo a 4, ma imposteremo a 3, che secondo me risponde a tanti dubbi che avevamo avuto nelle ultime settimane. Infatti ricorderete, anche su questo canale YouTube se n'era parlato, Pirlo con la difesa 3, possibile, impossibile? Beh, vi avevo detto che c'erano grosse possibilità di vedere una Juve schierata con il 3-4-2-1. E vi ricorderete che vi dissi, ma perché 3-4-2-1? Perché quei due e quell'uno? Mi sembrava una roba completamente strana. E anche la difesa 3, per quanto io sia sempre pronto, aperto a qualsiasi esperimento, mi sembrava forse azzardata rispetto all'evoluzione naturale che aveva avuto la Juve negli ultimi anni. Bene, con la risposta alla domanda di Andrea Pirlo in conferenza stampa credo di aver capito tanto di questa cosa, e quindi oggi farò un video un po' diverso al solito. Vi chiedo una cosa sola prima di iniziare: dato che sarà un video diverso appunto dal solito, voglio sfondare il tetto e vi chiedo di provare ad arrivare a 5.000 like, perché sarà un video strano, costruito molto bello secondo me. Vi dico subito anche una cosa: non sono un esperto di tattica, credo di essere veramente scarso a parlare di tattica, e quindi mi perdonerete magari qualche gastroneria, ma le parole di Pirlo io le leggo in questa direzione. Ho creato una formazione che potrebbe essere la formazione di partenza con soltanto i giocatori che in questo momento abbiamo in rosa nella Juventus, quindi non focalizzatevi tanto sui nomi, perché poi il calciomercato ci regalerà qualche altro giocatore sicuramente, quindi sono partito soltanto da quelli che in questo momento sono nella rosa della Juventus. E ho provato a buttare giù una formazione per spiegare quel impostiamo a 3, difendiamo a 4. Quindi secondo me quella frase ci racconta che non sarà una difesa 3, o meglio sì, ma non saranno tre difensori. Come? Ve lo spiego. Eccoci qua, partiamo, mi piace messo, via. Signori miei, questa è la formazione di partenza. Come vi dicevo, non focalizzatevi tanto sui giocatori, nel ruolo in cui sono stati messi. Venderei questo, comprerei quell'altro, non farei giocare quello, farei giocare quell'altro. È soltanto una formazione base, perché credo che la Juventus di Pirlo sarà una formazione a 4 difensori. Quindi ho schierato quella che è stata la difesa titolare dell'anno scorso: Szczesny in porta, Bonucci d'Elite coppia difensiva, Cuadrado e Alexandro sui terzini, a centrocampo Arthur davanti alla difesa, perché anche qua Pirlo l'ha detto, io lo vedo in quella posizione, ma lo vedo anche nei due di centrocampo e lo vedo anche come mezzala. Qua probabilmente vorrà vederlo sul campo per capire se nella sua testa può essere Arthur quel giocatore determinante per far muovere tutto questo discorso. Bentancur e Ramsey come mezze ali, Kulusevski e Dybala, Ronaldo, ma anche lì davanti veramente mettete Dybala a destra, Dybala a sinistra, Ronaldo punta, Ronaldo esterno di destra, dove volete, metteteli dove volete. I tre davanti non cambieranno, vi dico subito che non cambieranno di un millimetro, proveremo a non spostarli addirittura per farvi capire ancora di più. Bene, Pirlo dice esattamente questo: difenderemo a 4 e imposteremo a 3, quindi in questo momento questa è la fase difensiva che ha in mente Pirlo. 4 difensori, eccoli qua, e sono quelli che vedete in grafica. Eppure, cosa vuol dire? Come possiamo schierare una squadra che difende a 4 e imposta a 3? Tanto devi per forza di cose schierare gli stessi 11, questa squadra deve evolversi a seconda del momento della partita. E infatti le partite di calcio sono fatte di possesso palla, di fase di possesso palla e di non possesso palla. Pirlo lo dice, tra l'altro: noi dobbiamo sempre avere la palla, il mio calcio è un calcio offensivo, disse tempo fa, il 4-3-3 potrebbe essere il modulo di riferimento, con i giocatori che vogliono sempre far girare la palla. E oggi lo ribadisce:
Noi dobbiamo avere la palla e quando non l'abbiamo la dobbiamo recuperare. Questa è la formazione in grado di recuperare la palla, quindi schieramento a quattro difensori. Una volta recuperata la palla cosa accade? Perché? Perché si parla di impostare a tre? Io credo che Pirlo abbia molto in testa il Bayern Monaco. Credo che Pirlo abbia tanto in testa il Bayern Monaco. E se andate a rivedervi il gol della finale di Champions League dell'altra sera, il Bayern Monaco proprio stava semplicemente impostando a tre. Nonostante non avesse tre difensori di ruolo, non giocasse a tre in difesa. Vi lascio qua qualche screen preso da Ultimo Uomo, che non mi ha pagato, non mi ha sponsorizzato per questa cosa. Vi lascio però il link in descrizione perché è una lettura secondo me molto interessante per analizzare a 360 gradi la partita dell'altra sera, la finale di Champions, squadra più forte d'Europa di questa stagione. E semplicemente perché utilizzerò qualche screen che hanno loro, che hanno utilizzato loro, per spiegare al meglio il tutto. Io non sono bravo come loro, quindi vi invito a leggere l'articolo per capire meglio di cosa stiamo parlando. Perché si imposta 3? Perché in fase di impostazione, guardate la magia, si allargano i centrali di difesa, si stringono le mezze ali, si alzano i terzini e si abbassa quello che è sulla carta il regista. Promessa mantenuta. Non ho mosso gli attaccanti. Gli attaccanti sono rimasti nei loro ruoli. Eppure, come potete vedere, in questo momento abbiamo Bonucci, De Ligt e Arthur che formano un terzetto lì dietro, che poi lì dietro non è neppure giusto perché il Bayern Monaco con Thiago Alcantara, che è il vero e proprio metronomo che ha fatto girare la squadra campione d'Europa e anche l'altra sera è stato uno dei migliori in campo, faceva vedere come Alaba, il difensore centrale, lo facesse per finta, per sbaglio. Era palesemente un difensore che giocava sulla sinistra e Boateng, finché è stato in campo, giocava sulla destra, proprio perché Thiago Alcantara scendeva e andava ad impostare. Questo avviene quasi sempre con un regista forte che può andare ad impostare. Quindi questo è uno schieramento molto offensivo. Infatti, lui dice in fase di impostazione, Pirlo, io voglio avere tre giocatori in fase di impostazione. Rispondendo alla domanda non dice io voglio tre difensori, io voglio impostare a tre. Impostare a tre. Quindi semplicemente Arthur fa questa cosa, che potrebbe paradossalmente rimanere fermo. Si alza semplicemente tutto il baricentro della squadra perché si attacca in 11 e si difende in 11. L'importante è avere sacrificio, la disposizione da poter dare ai compagni. Un altro concetto che ha sottolineato Pirlo durante la conferenza stampa e credo che sia molto molto importante. Eppure, come vedete, ecco qua la gestione degli spazi. Ci si muove negli spazi per avere il pallone. Il gol di Kingsley Coman l'altra sera parte da Arthur, che in realtà è Thiago Alcantara, che passa questo pallone qua sulla destra, dove c'è Cuadrado, ok, che in realtà è Kimmich. Kimmich va da Ramsey, che in realtà è Thomas Müller. Müller la riporta indietro a Kimmich, che crossa, e Ronaldo, che in realtà è Kingsley Coman, impatta di testa. Ma nasce proprio da qua, dal fatto che Arthur sia in mezzo ai due centrali difensivi ad impostare, che quindi il Bayern Monaco possa avanzare, possa essere molto più offensivo. E questo è quello che vuole Pirlo, una squadra offensiva, una squadra europea che difende a 4 ma che imposta a 3. Io credo che l'ago della bilancia sia proprio qui. Non sono convintissimo che Arthur possa essere quel centrocampista, semplicemente perché non l'ho mai visto giocare, quindi non ho idea di quali siano le sue caratteristiche fisiche, le sue soprattutto caratteristiche tecniche. Quindi qua ci potrebbe essere chiunque. Io ora vi metto appunto Thiago Alcantara per farvi capire che è il regista, ma Thiago Alcantara in teoria dovrebbe essere promesso sposo al Liverpool e dovrebbe andarsene lì durante il calciomercato di quest'anno. Ma per farvi capire che qua c'è il regista, o vi posso mettere Pirlo stesso, oppure vi posso mettere regista, ok? Per farvi capire. E qua, dato che la mezzala la può fare anche Arthur, nel caso potrebbe essere Arthur, d'accordo? Ed ecco qua, 3-4-2-1. Poi, se vogliamo proprio dire che Ronaldo sarà il centravanti, non ne ho idea, può essere, boh, però i 2-1, eccoli qua, i due trequartisti, Dybala e Kulusevski, non cambiano assolutamente. Poi potrebbe essere 3-4-1-2, perché potrebbe benissimo essere risposta così, la Juventus con Dybala, Ronaldo e Kulusevski dietro. E anche qua non cambierebbe niente, perché la gestione dei tre davanti deve essere a seconda di come si trovano meglio i due o i tre che ci giocheranno. Perché, come potete vedere, ancora una volta, pam, questo modulo magicamente potrebbe essere un rombo.
un 4-3-1-2, ma il giochino è sempre lo stesso, i terzini che si alzano, quindi giocatori di spinta, come vuole Pirlo, sulla linea dei centrocampisti, i centrali che si alzano e si allargano, il giocatore, il regista, che viene ad impostare. Questa è l'idea di Pirlo, e qua si forma un 3-4-1-2, vedete com'è facile? Non è una magia, non è nemmeno una rivoluzione, è un metodo che ha Pirlo in testa e che vuole sfruttare. Io credo che il giocatore chiave, guarda caso, della Juventus di Pirlo sarà questo, il regista. Ricordate quando vi dicevo che sarebbe stato quantomeno curioso vedere la Juventus di Pirlo giocare senza regista? Beh, in questo caso tu stai giocando senza regista, perché hai soltanto regista nel vero senso del termine, cioè il centrocampista davanti alla difesa, perché in questo momento in fase di impostazione hai soltanto due centrocampisti davanti alla difesa, e anche lì torna in gioco il Arthur, lo vedo bene sia come centrocampista che come mezzala che come regista, tradotto può giocare in tutti e tre gli spazi del mio centrocampo. Ma il regista vero è qua, perché il calcio europeo, l'abbiamo visto, è un calcio di impostazione dal basso, quindi Pirlo vuole iniziare da lì l'azione. Non ha detto giocherò con la difesa 3, ha detto che in fase di impostazione avrà 3 uomini e in fase difensiva ne avrà 4. Io non pensavo che ci desse delle indicazioni così precise. Questo cambia veramente le carte in tavola. Ricordate quando vi dissi che nel video in cui avevo ipotizzato le difesa 3 di Pirlo le avevo sbagliate tutte? Questo era il motivo, perché mi ero focalizzato sull'idea di una difesa 3. Invece è una difesa 4 di partenza che diventa 3 in fase di impostazione, proprio perché gli stessi difensori vengono qua, si alzano, e il regista dovrà essere bravo a fare tutto il lavoro. Chi sarà questo regista? Sarà Arthur? Sarà Bentancur? Bentancur credo di no. Ve lo dico proprio per come sono fatto io, credo di no. Arthur potrebbe esserlo, non ho idea se è effettivamente quel tipo di giocatore. Oggi si è parlato tanto anche di un giocatore ex Roma che ha fatto la finale di Champions con il PSG, cioè Paredes, che è un regista, quindi eventualmente, vabbè, io ve lo butto qua, so che non è Pirlo, so che non è Thiago Alcantara, però Paredes potrebbe essere il nome. Ripeto, non focalizziamoci sui nomi, non diciamo ma preferirei quell'altro, preferirei quest'altro, focalizziamoci su quella che è l'idea di calcio di Pirlo. E qualcuno dirà, ma come? Si è parlato di Dzeko e facciamo questa cosa qua? Nessun problema, potrebbe essere una roba di questo tipo. Ronaldo, Dzeko, Dybala. Ecco qua, hai formato i tre davanti con Dybala di 3-2. Ah, voi dite che Dzeko e Ronaldo rendano meglio un attacco a 3? Bene, Dybala potrebbe paradossalmente fare l'esterno di destra, ok? Eccolo qua, formato l'attacco a 3. Ah, mi dite che in realtà Dybala lì non vi piace e che quindi ci vuole Kulusevski? Nessun problema. Hai rifatto ancora una volta l'attacco a 3. Ah, dite che in realtà Kulusevski è meglio trequartista? Bene, ancora una volta nessun problema. Dzeko, Ronaldo, o Dzeko chi sarà l'attaccante? Centravanti. Eccoci qua. Qua regista. Ma questo gioco può essere fatto dappertutto. Non vi piace Bonucci, c'è Demiral. Non vi piace Alexandro, possiamo prendere Gossens. Non vi piace Cuadrado, possiamo prendere Dest. Io credo di aver capito quello che vuol Pirlo. Credo che il giochino sarà sempre questo. In fase di impostazione, il regista, e ripeto, questo sarà il cuore vero e proprio della squadra, per forza di cose. E l'ultimo vero giocatore che è stato in grado di fare questo alla Juve è stato proprio Andrea Pirlo, in grado di giocare in mezzo ai due centrali, perché poi Marchisio prima e Pjanic poi hanno fatto fatica perché non erano quel tipo di giocatore, proprio per quello che vi dico che Arthur voglio vedere se sarà in grado di fare questa cosa. Ma i tre davanti diventano quasi uno scherzo, perché si organizzano tra di loro a seconda di come stanno meglio. Qua ci vogliono dei centrocampisti in grado di giocare sia a due che a tre, sia come regista che come mezze ali, quindi la descrizione precisa, papale, che ha fatto Andrea Pirlo di Arthur, proprio per far capire che il suo calcio avrà dei giocatori che, se sono di qualità, possono giocare in più ruoli. E ancora una volta la trasformazione, trasformazione da 4 a 3, ed eccoci qua, in qualsiasi modo la guardiate, la Juventus può partire a 4, e grazie a questo accrocchio, il regista che, tra virgolette, si abbassa, perché comunque è una cosa molto offensiva avere tre giocatori in fase di impostazione, hai veramente la possibilità di riempire tutti gli spazi. E ancora una volta si chiude il cerchio di Pirlo che vuole la difesa 3, di Pirlo che vuole due trequartisti, di Pirlo che vuole attaccare con il 4-3-3, che vuole giocare con il 4-3-3, di Pirlo che vuole una squadra offensiva, di Pirlo che vuole una squadra europea. Si chiudono tutti i cerchi, tutti. Io credo che ad oggi l'idea di Pirlo sia questa, e credo di aver avuto un po' l'illuminazione durante la conferenza stampa quando ho sentito quella frase, che ripeto è passata molto inosservata, è passata molto in sordina, ma credo che sia la conferma più grande, cioè giocheremo con uno schieramento a 4. Se dovessimo mettere giù graficamente la squadra che è in testa Pirlo ad oggi, sarebbe uno schieramento a 4, ma a 4 sarà soltanto in fase di non possesso palla, perché
andremo ad occupare più spazio sulla linea difensiva. Ripeto, non sono un tattico, non lo sono minimamente. Potrei aver detto una marea di cazzate, ma io sono dell'idea che la Juve di Pirlo sarà fatta circa così. Ora rimettiamo a posto come era all'inizio, con i nomi dei titolari come erano all'inizio. Arthur torna qua. Qua ci può essere chi volete, avevo messo Ramsey, ma qua ci può essere Rabiot, ci possiamo mettere Pogba, ci possiamo mettere Aouar, metteteci chi volete Rabiot. Ci mettiamo Rabiot questa volta perché ce l'abbiamo già in rosa, ancora una volta facciamo la squadra con quelli che sono già in rosa, ma il giochino è sempre lo stesso. Si alzano gli esterni, si alzano i centrali, il regista ci sta in mezzo ed eccoci qua, schierati ancora una volta con il 3-4-3. In fase di impostazione per una Juve super offensiva. Ecco, l'unica cosa che mi sento di dire con certezza è che sarà una Juve offensiva, ma mi sento, poi vedremo se il tempo mi darà ragione oppure no, di smentire il fatto che Pirlo voglia giocare con la difesa 3. Credo che sia stata tradotta, trasposta male alla stampa e tra quelli che hanno diffuso questa notizia, io compreso. Non è difesa 3, è impostare con 3 giocatori e fa tutta la differenza del mondo. Credo che questa sia il riassunto perfetto alla conferenza, che a tanti è sfuggito. Ma voglio sapere la vostra opinione, qui sotto nei commenti. Fatemi sapere se secondo voi l'ho letta bene, fatemi sapere se secondo voi è giusta questa cosa, fatemi sapere secondo voi come giocherà la Juventus l'anno prossimo.